Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Occupy Mars. Spero che la pronuncia sia giusta. Questa è la versione prologue. È disponibile in free to play, quindi al momento è disponibile a tutti gratuitamente, lo resterà anche in futuro. Che cos'è? È una sorta di prologo a quello che sarà l'avventura finale una volta uscito il gioco, diciamo una sorta di anticipo di quello che sarà il gioco finale, che si spera possa uscire già quest'anno. Dicono coming soon sulla pagina Steam, quindi lo danno come early access. Non so dirvi però se uscirà in lingua italiana, sarà una sorta di survival, ma al momento completamente, almeno da quello che prevedono, in single player. Vi dico subito le cose che mi sono piaciute veramente tanto. La meccanica che io ho amato in Gold Rush The Game, che era quella di collegare gli spinotti, i cavi e cablare e alimentare le varie apparecchiature, c'è anche qui su Marte, quindi è la principale cosa che mi piace. Lo proviamo giusto così all'inizio, lo iniziamo, lo avete magari già visto da altri, però insomma, volevo portarvelo. Vediamo il tutorial, anche se in realtà quello che dobbiamo fare all'inizio è abbastanza semplice. Ci troviamo all'interno di questo rover col tasto, è ancora abbastanza clunky, diciamo, a livello di grafica, nel senso che di ottimizzazione, anche non è proprio diciamo fluidissimo. E il tasto V ci consente di aprire la visuale all'esterno e quindi di vedere dove stiamo andando. Mentre vedete che qua abbiamo la possibilità di accedere al pannello interno, così come premendo il tasto Tab si passa all'altra console che ci consente di manovrare la gru che abbiamo sopra. Poi premendo, vedete, Tab, che sotto la sedia gira, continua a girare in base a dove vogliamo andare a operare. Una delle prime cose da fare, comodissima l'interfaccia perché in basso a destra ci mostra cosa dobbiamo fare, ci mostra come raccogliere e minare. È un gioco che ha una storia, avrà una storia, ma anche una forte componente survival basata tutta su batterie, generazione di energia, cablaggi, l'ossigeno, la sete, la fame e l'ossigeno della tuta, quindi anche la base, insomma, sarà una cosa piuttosto profonda. Allora, noi ci avviciniamo fino a questo punto, poi è assolutamente impossibile agire, diciamo, usando solo questa visuale, quindi andremo a pilotarla noi stessi. Qua a lato della cabina di pilotaggio c'è una bellissima cosa che poi vedremo dopo, che ci consente di mettere via l'arpione, quindi verrà immagazzinato all'interno della cabina. Intanto col tasto VASD ci muoviamo su, giù, sinistra, destra, vedete che non è fluidissimo. Col tasto SHIFT invece possiamo spingerci un pochino avanti, ci viene in aiuto quel tondino rosso che ci fa vedere quanto effettivamente siamo sopra un oggetto, e quando abbiamo il più verde significa che l'oggetto è raccoglibile. Apriamo, scendiamo, raccogliamo, vedete che è tutto verde sotto. Adesso possiamo andare e depositarlo. Inizio già a mettermi qui, perfetto, apro e viene tutto raccolto all'interno dell'affare qua. Ora il gioco ci mostra come, intanto passiamo alla modalità di guida, come si fa a distruggere le strutture, così come gli oggetti, insomma, che non vogliamo più utilizzare. Quindi per farlo useremo il grinder. Allora, a questo punto tasto destro, vedete che si può accedere alle vari inventari all'interno di questo armadietto, così come a questi oggetti, un casco, insomma, abbiamo, vedete, tutta la tuta, vediamo noi stessi qua, addirittura abbiamo la possibilità di togliere una scheda elettronica che non so, che vedete che qui non funziona più niente se lo togliamo. E qua dentro dovrebbe andare l'arpione dopo, se non ricordo male. Ci sono anche queste prese che poi ci consentono di connettere altre cose. Ho raccolto qualcosa? No. Ok, perché poi ci possiamo agganciare per caricare le batterie della tuta, così come l'ossigeno. Questa è Marte in tutta la sua desolazione. In basso, dall'1 al tasto 5, abbiamo vari oggetti da cui dipenderemo in futuro. Questa è la ricerca dell'acqua, questo è il saldatore, questo è quello per scavare. Il tasto 4 è quello che ci serve, che c'è questa sorta di smerigliatrice. Quindi andiamo, dobbiamo rimanere proprio attaccati.
e stiamo smerigliando. Intanto ci si sta anche ghiacciando il vetro del casco. Ok, scarappato tutto, il gioco ci riporta a fare un po' di mining selvaggio. Quindi noi adesso saliamo a bordo, ripremo il tasto 4, chiudo, vado a guidare e ci muoviamo verso questo affare qua. A questo punto possiamo raccogliere, dovrebbero esserci due modi di poterlo raccogliere. Vabbè, prima di tutto dobbiamo, vedete, distruggerlo e poi raccoglierlo. Ce lo dirà il gioco quando sarà possibile raccoglierlo con la nostra gru, perché al momento il sasso è veramente grosso. Intanto mi metto a una distanza abbastanza ravvicinata. Riapriamo il portellone, devo fare attenzione a non togliere, questo lo chiudo per evitare di far casino. Prendo il mio trivella e mi avvicino tanto, vedete che adesso inizia a scavare un po' alla Empyrion, un po' a come tanti altri giochi. Non è originale in sé, perché ovviamente è difficile essere originali in un ambito, in una categoria del genere. Però per chi come me ha adorato altri giochi con delle meccaniche simili, come appunto Gold Rush, potrebbe essere un gran titolo, calcolando che quando mi mettete un gioco del genere in single player io ne rimango assolutamente affascinato, mentre quelli multiplayer tendono un pochino a deprimermi, perché mi viene sempre da pensare che si debba dipendere da tanta gente e la cosa non mi piace. Ok, andiamo a controllare con la visuale esterna allontaniamo un po' la visuale. Qua il gioco ci dice che possiamo raccoglierli, vedete che qua è verde, però bisogna essere di una precisione millimetrica. Caccia la miseria. Vabbè, intanto apriamo, scendi, vediamo se va un po' alla circa. Sì, dovrebbe averlo preso. E là, grande il sasso, lo tiro a me. Sto prendendo anche confidenza, ormai io sapevo usare lo scavatore su Gold Rush. Abbiamo raccolto, a questo punto magari ne raccogliamo anche un altro, così magari facciamo un po' di roba, un po' di materiali. Allarga, scendi, stringi. Perfetto, dai, riempiamo il coso qui, che poi io l'ho sempre detto che queste cose mi fanno impazzire, quelle che stiamo per andare a vedere adesso, Adesso riprendo il controllo, quindi ho rigirato la sedia del guidatore verso, diciamo, l'avanti, e andiamo in questa struttura dove appunto verrà smontato l'arpione in automatico. Vedete che viene smontato e viene raccolto, viene messo via, in modo da non dare fastidio alla struttura. E a questo punto mi piace usare la visuale interna, perché a questo punto, una volta che arriviamo qui, ci viene concesso di svuotare, fermandoci qui dove dice stop, colpino avanti, unload, e vedete che intanto stiamo scaricando tutto all'interno di questa struttura. A questo punto andremo a craftare delle strutture. Intanto abbiamo finito di scaricare quasi. Sì, infatti, per costruire una struttura apri il tuo tablet e seleziona dalla build tab quando scegli dove costruire. Insomma, va bene, perfetto, scendiamo. Qua adesso vi faccio vedere, abbiamo una, vediamo, la possibilità di scegliere un blueprint e andare a stamparlo. Quello che voglio fare adesso è, nel menu mi dice battery component. Io faccio il battery pack, perché io battery component non ne vedo, dir la verità. Vedete i corridoi, gli airlock, la rampa, il pozzo, il reattore e battery pack. Ci manca l'alluminium e il glass. Vediamo se c'è qualcosa qua all'interno, perché dovremmo avere anche una sorta di inventario qui, ma non l'abbiamo. Quindi dobbiamo fare printing, andare su battery pack, aggiungere tutto questo, e intanto dovremmo vedere la produzione che parte. Infatti questa cosa io onestamente non l'ho capita più di tanto, nel senso che lui produce questa cosa, me la butta giù, e tecnicamente dovrei avere in inventario degli oggetti, però
Vediamo. Intanto qui non c'è più nulla. Allora, tab, build, battery pack. Adesso abbiamo tutto. Possiamo fare build e vedete che ci fa mettere dove vogliamo. Adesso saltiamo giù, tanto la gravità è inferiore. Costruiamo questa. Una volta fatto questo, dobbiamo prendere il nostro fido saldatore, che è in fondo un salvatore, perché ci costruisce la batteria. Ora, nel tablet ci viene detto che possiamo andare ad aprire i task, quindi i compiti, e ci verranno sempre ricordati in basso, nell'angolo in basso a destra. Premiamo Q per tracciare il compito, la missione selezionata. Sarà mostrata sulla HUD. Perfetto. Dobbiamo piantare e crescere 10 patate. Allora, devi crescere, far crescere patate per il cibo. Per far questo bisogna costruire i necessari dispositivi. Assicurati che ci sia sempre un'incubatrice. Vabbè, allora, quello che voglio dire è che ho letto che è uscita una sorta di demo prima di questa prologue, di questa versione di prologo, e se avete avuto modo di provare quella demo sappiate che sappiate che questa versione è una versione molto più estesa e molto più completa rispetto alla demo. Quindi se dite ho già giocato la demo, in realtà gli sviluppatori hanno detto che questa è una versione molto più avanzata. A questo punto stiamo per finire anche l'ossigeno, quindi io magari vado qui e mi prendo una bottiglietta di ossigeno. Magari poi mi dà anche un po' fastidio vedere questa cosa qui, quindi magari me ne scendo un po' in retro. Sì, poi oddio, non mi piace tantissimo sta cosa di poter shiftare così facilmente la visuale, nel senso che sarebbe figo poter guidare tutto in prima persona, però mi servirebbe almeno una telecamera per vedere dove sta andando. Però è molto ma molto più immersivo tenere qui il... Voglio solo vedere se va a riprendersi il l'argano, non credo. No, vabbè, niente. Esca. Ora apriamo l'inventario. Vabbè, prima di tutto andiamo su inventario e prendiamo la bombola d'ossigeno. Ho cliccato col destro e non so che ne ho fatto. Non vorrei averlo buttato. Boh, ne prendiamo un'altra. Allora, acqua e ossigeno. Perché H2O consuma. Ossigeno consuma. Perfetto. Non so l'altra dove l'abbia buttata, ma ho cliccato col destro ma non dovevo. Allora apriamo, andiamo su task e completa la missione. Find tablet with geothermal data. Pianta e cresci 10 patate. Carica il rover pesante, scava rocce e collega l'elettricità a tutti gli edifici. Quindi io voglio capire, vedete che adesso questo è una batteria che abbiamo costruito, vedete, muovi i cavi dall'inventario in un freeze, uno slot libero, il numero che vedi è la lunghezza del tuo cavo. Premi i numeri 1, 2, 3 per selezionare dalla hotbar, ok, dobbiamo collegare, puoi muovere i cavi selezionando la spina, ok. Allora praticamente andiamo nello zaino e vediamo se abbiamo dei cavi, dovremmo averli, ok, eccoli qua. Però questo è un cavo che porta acqua o gas, questo invece è un cavo che porta elettricità. Quindi lo trascino qui al posto dello slot 6. Aspettate un secondo. Ulla pepa, no, devo prenderlo, se no... sì, voglio... Ma e se volessi metterlo via, ragazzi, me lo lasciate prendere? Vabbè. Sì, basta. Ah, mi ha già splittato il cavo. Vabbè. Dovevo farlo un po' meglio. Usa i cavi trasformatore e batterie per amministrare la potenza. Puoi usare il trasformatore per settare i valori di uscita. Usare la mappa nel tuo tablet per vedere i tuoi edifici. Allora, perdiamo un attimino di tempo per vedere questa cosa. A parte che qua abbiamo un cavo che è contento di vedermi, insomma. Ma qua abbiamo le batterie. Questo è un trasformatore. Ah, che
cacchio è questo? Energy Control Unit. Ok, possiamo andare a dare un'occhiata allo schermo. E, output, input. Allora, entrano 5 kW, 5 kW da due pannelli solari, 30 kW da un altro pannello solare e altri 30 qua. Abbiamo un totale di 70 kW e un'uscita di 70 kW. In pratica se andiamo ad aumentare, diminuire il consumo dei vari edifici, ci cambia praticamente tutto il calcolo. Quindi lì abbiamo un'altra batteria. E questo è un trasformatore appunto. Poi qua abbiamo invece un sistema di acqua. È fighissimo sto gioco. Il pozzo è usato per scavare acqua dal sottosuolo. Il Sebatier Reactor può essere usato per produrre ossigeno dall'acqua. Il pozzo aggiunge avrà bisogno di una fonte di energia in più, mentre il Sebatier è connesso. Il pannello del pozzo puoi controllare le risorse. Allora, io trovo tremendamente figa questa cosa. Oxygen Charge Suit. Non c'è più ossigeno. È fighi. Cioè, guardate anche il dettaglio. È fatto molto bene. Questo cos'è? Mi fa vedere? Produzione. 25 litri all'ora di ossigeno. 25 e 0 litri all'ora, scusate, di metano. 0 di energia. 5 watt. Ah no, è acqua, scusate, ho letto una riga sfalsata. Acqua 25 litri all'ora, ossigeno 0, metano 0, fill water tank. Ok. Dovrei fargli produrre anche ossigeno. Posso farlo da qui? No. Dovrò collegargli un'altra cosa, immagino. Perché qua è connesso a questo. Allora, indubbiamente c'è da studiarci dietro e sicuramente mi appello a voi poi per eventualmente avere un feedback. Questa sembra proprio una capsula con cui siamo sbarcati su Marte. Diamo un'occhiatina alla base, già che siamo qui per cazzeggiare. Lì sembra esserci un airlock, infatti. Un airlock è una di quelle cose più importanti che puoi costruire su Marte. Isola gli edifici dall'esterno, aiuta a mantenere la giusta pressione che è necessaria per il corpo umano. Dovresti sempre usare due airlock per evitare depressurizzazioni accidentali. Se due non è un'opzione, puoi sempre aprire un airlock automaticamente. Poi mi salta il tutorial e non leggo più, ma va bene. Allora, vediamo un po', mi fanno impazzire queste cose. Beh, poi non è cliccabile, ma in realtà posso fare auto open, use. Ok, vorrei chiudere, posso chiudere, close, use, no, auto, ok, oxygen set, external, ok, open, ok, non c'è ossigeno all'esterno, mi sa. Usa il seed tool per piantare semi in un'incubatrice. Amministra il quartier generale e i suoi dispositivi dal quartier generale, il pannello di controllo del quartier generale. Avrai bisogno di settare i valori corretti per l'incubatrice e gli scaffali dei semi. Dormire aiuta a passare velocemente il tempo, così potrai attendere che i campi crescano. Quando pianti, quando le tue piante crescono, diventano più grandi, dovresti trasferirle nell'idroponica, insomma da un'altra parte, quindi dall'incubatrice ai campi. Questo è, vediamo un po'. Non ci sono strutture, qua mi fa impazzire questa cosa. Io non vedo l'ora che esca, perché ovviamente il prologue sono sempre abbastanza restio, perché mi fa ingolosire, ma poi manca magari le parti più avanzate di gioco. È solo un prologue, però non vedo veramente l'ora. Cosa c'è qui dentro? Questa è la capsula. Food. Ah, posso... Processed food. Ma non posso prenderlo? Scusa,
Ma voglio prenderlo, non posso? Ah, sì, tengo premuto, lo prendo, perfetto. Grazie, grazie. Prendere anche questo. Poi, vabbè, qua ci sono cose in più che non servono a niente. Puoi farmi uscire? Grazie. Vediamo cosa c'è anche di qua. Sembra tutto molto in linea con quello che è stato teorizzato a livello di strutture marziane. Allora, qua c'è un water. Interessante. Una doccia non utilizzabile, una lavatrice solo per bellezza e un lavandino brutto. Va bene, qua vediamo l'esterno. Probabilmente io scherzo perché veramente mi mi sta piacendo veramente tanto, perché qua poi si possono espandere le strutture costruendo altre zone. Voglio vedere che cos'è. Un'altra, questa è la serra e queste invece sono i le zone. Dovremmo avere anche il tool per piantare, che non so se è il 5, sì, infatti è questo, perché dobbiamo piantare le patate. Vediamo cosa c'è al piano di sopra, che sembra esserci nulla, ma in realtà c'è questo o questo. Vediamo un po' che cos'è. Usa Electronic Replacement Part. No, non mi fa fare niente qua al momento. Vi ricordo che gli sviluppatori di questo titolo sono anche quelli di Rover Mechanic. Questo si dorme, è un letto. Vabbè, qua non si può fare niente, ma va bene. Sì, si percepisce un po' di legnosità nel movimento. Comunque, questo cos'è? Ah, CO2 scrubber. L'abbiamo già visto su Space Haven. È quello che ricicla la CO2, mi pare. Come tutti i dispositivi elettronici, il CO2 scrubber richiede potenza per lavorare, per funzionare. Puoi giocare con i settaggi per aumentare la produzione, l'efficienza della produzione di ossigeno, ma stai attento all'eccessiva temperatura che potrebbe condurre poi a un'esplosione. Dopo aver sistemato i settaggi, premi Start per accendere il dispositivo. Vediamo un po', perché qua c'è un... ma io non posso fare un cablaggio del genere senza averlo progettato, cioè toccare queste cose senza averlo fatto io prima, perché non so dove porta cosa. Potenza richiesta, temperatura, produzione di ossigeno, potenza richiesta, start. Chiudi. Allora, cos'è questa? Vabbè, premo la 5. Piantiamo le patate. Patate richiedono approssimativamente 12 ore per crescere in un'incubatrice. Quando pianti, quando le tue piante sono cresciute, ripiantale in una serra shelf. Immagino non sia solo la libreria, ma una serra idroponica. Dovrebbe permettere alle piante di crescere e produrre. Ok. Quindi produco. Ok, mi sta piazzando la piantina. Dobbiamo piantare 10 patate, quindi abbiamo piantato 3, 4, 5. 10 patate. Vabbè, dai, voglio strafare. Facciamo così. Basta, metti via. No, close and close. Ora voglio, per curiosità, andare a dormire e gioco qua nel prologue, potete salvare quando volete, insomma c'è il tasto di save che non lo vedo qui, ma quando tornate al menu vi consente di salvare. Adesso poi guardiamo. Allora, dormi, sono le 6, fino alle 10, no, fino alle 12... fino alle 14 sleep. Non hai abbastanza ossigeno per così tante ore. Tra l'altro non va nemmeno il coso qua. Quindi devo mangiare, quindi prendo il tasto I, l'H2O, no, mi serve l'H2O almeno, non lo so, prendo il cibo. Non è bellissimo l'inventario, devo dire la verità.
Anche perché non si capisce bene cosa è cosa. Avevo preso il cibo, dove cacchio è? Planting tool, alluminium, solar cell, small engine, H2O, boo, seed magazine, no, non lo so, però non mi lascia dormire così tanto. Non va l'ossigeno, cioè volevo capire se qua la produzione di ossigeno funziona, perché fill oxygen, not and out oxygen. Posso aprire qui? No, non me lo fa, non mi fa toccare nulla qua. Quindi non ci ho capito una mazza di tutto questo. Risorse, supply. Non so che cosa sto facendo, quindi insomma qua dovrebbero comunque crescere le piante. Small plant crate. Ah, ok. No, mollalo lì. Grazie. No, lo... Ok, questi siamo noi. Beh ragazzi, io direi che abbiamo visto parecchio in questo primo gameplay. Occupy Mars Prologue sembra, lo sapevo già, essere molto figo. Attenderò il gioco finale, ma attenderò anche i vostri commenti, perché sono veramente, veramente curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi. Oh, questo è il razzo, sembra preso da Kerbal Space Program. Vabbè. Bene ragazzi, alla prossima e ciao ciao!